Però questo tipo di diciamo riempimento nel suono, non poniamoci queste domande, è la orchestrazione. Poi ci sono i fiati, ci sono le percussioni, ci sono gli effetti d'orchestra, ci sono i fiati che sono legni e ottoni, ci sono gli strumenti a tasti che però sono percussioni. Il pianoforte io lo considero una percussione, c'è l'arpa anche, ci sono le chitarre. Nell'orchestra, poi dipende di che periodo dell'orchestra stiamo parlando. Allora, la prima comparsa di un'idea dell'orchestra è una canzone di un dottino che si chiamava Altre forme di vita. È molto però interessante questa roba passata che la sentiamo. Quindi guarda, farla sicuramente scrivendo, ma c'è tutto il fatto della scrittura, cioè l'orchestra a me piace scriverla a mano. Quindi ho scritto le parti e un signore chiamato Lucio Fabbri, Lucio Violino Fabbri, non per niente, era nello studio dove stavamo registrando il disco, si chiamava Metallo non Metallo, 1996, ha suonato tutte le parti lui con il violino, simulando sul reincidente tutto, e io ogni volta che lui sovrincideva facevo un anagramma del suo nome, tipo Flavio Brunci, Lucio Fabbri, eccetera, cioè quindi hanno suonato queste 32 persone che sono sempre lui. Altre forme di vita è una canzone dove c'è quindi la prima, mio approccio a rock. Dopodiché nell'album Zero del Blu Vertigo c'è invece la comparsa del quartetto d'archi, canonico, e il pezzo è molto bello, il pezzo che c'è nel disco del Blu Vertigo Zero, il pezzo si chiama Numero, mi piace molto perché fu la prima collaborazione tra me e il maestro Carcano, che vedrete questa sera sul palco insieme a me, a dirigere l'orchestra. Quindi lui è fondamentalmente il musicista con il quale io ho iniziato e continuo una bella interazione tra il pop e il classico, perché lui è serio, lui è proprio musica classica e io sono pop, però tutti e due abbiamo un piede in due scarpe, quindi collaboriamo cercando di tirarci o in basso o in alto a seconda di chi vince. Quindi è un ponte quello su cui noi stiamo, e la musica è l'acqua che scorre sotto. La musica non scorre dentro, non è più che sotto, anche sotto. Comunque sì, è il ponte. Il ponte unisce, poi Sarzana è veramente un ponte ideale perché è un luogo di mezzo, è una terra di mezzo, una terra che non è neanche politica ma è geografica, quindi meglio ancora, la Lunigiana non è una regione come la Lombardia o la Liguria, no, è una regione geografica. La regione geografica, però noi siamo qua, è geograficamente in Brianza, siamo nella regione Brianza. Sono terre che uniscono varie terre che poi l'uomo ha voluto delimitare con nomi o confini politici, ma la natura invece mischia, l'uomo divide. Quindi a noi interessava essere così presenti in una situazione di miscuglio, in una terra di confine, per rappresentare un ponte che musicalmente è proprio quello tra la musica leggera e la musica classica. Perché anche nella scelta dei brani c'è proprio questa visione, no? Cioè certo. pagine classiche tue e pagine invece pop. Comunque poi il disco dell'appartamento, ad esempio, che fu il mio primo album solista. Scusate, mi sto ascoltando questa intervista che è bella, forse varrebbe la pena. Ho strutturato sulla orchestrazione sinfonica, quindi eravamo andati a Foggia, al Teatro Umberto Giordano, il Teatro di Lirica, con l'orchestra residente del Teatro Giordano, eravamo andati noi in produzione del disco con i microfoni e i nostri computer a registrare là quelle canzoni usando il loro suono. Quindi lì è iniziata una grande avventura sinfonica per me. Loro ho cominciato a mescolare pesantemente il classico e il moderno, vedendo che poi in fondo ci sono
dico, la musica è musica, cioè che questi confini qua tra la musica leggera, la musica classica, la musica seria, la musica colta, la musica incolta, la musica raccolta, la musica edotta, la musica stupida, la musica tecno, la musica... cioè sono tutte delle cose che quando tu dici progressi non sai neanche cosa intendi, perché in realtà per alcuni vuol dire musica da discoteca house a 126 battiti per minuto, per me progressi vuol dire che Crimson e Genesis, quindi sinceramente sono due robe di me, cioè quindi alla fine i nomi sono, non si sa. Allora la musica è musica, così come i colori sono i colori per un pittore, no? Tu ascolti una qualsiasi opera di musica. Dopo un po', allora ascoltiamoci idealmente un pezzo dei Beatles, Sgt. Pepper, dove vogliamo, e poi ascoltiamo il poema divino di Scriabin, cioè sono molto diversi, però continua ad ascoltarlo, continua ad ascoltarlo, capisci che c'è gli elementi che compongono la cosa sono sempre quelli. C'è il rosso, come per un pittore c'è il rosso, c'è il verde, c'è il giallo, c'è il blu, ci sono i luci di mio padre, ci sono le li mescola. Cioè, e viene fuori una cosa che probabilmente è quello che lui ha detto. È l'uomo che è più importante a questo punto, l'uomo nel senso l'umanità, cioè lui vuole raccontare la sua visione delle cose perché un artista si esprime con la musica. Allora lasciamo perdere il fatto che gli intellettuali come te devono per forza definire, perché poi ci serve per raccontare ovviamente la definizione, il nominare, è anche bello costruire dei sistemi che possano raccontare quello che noi stiamo facendo, quello che uno fa, la musica, l'arte in generale, che si racconti la vita, la storia, quindi, che si possa raccontare per tramandarla. Allora ci serve di poter definire la musica classica, la musica sinfonica, ma la musica è musica, io garantisco che quello che in un concerto ho provato vedendo ad esempio violoncellista Shamaisky, era forte a livello rock, molto molto di più che un concerto che per esempio mi viene in mente un concerto moscio di Simple Minds, cioè, e quindi uno era un concerto rock, quell'altro era un concerto di musica classica, uno diceva tipo musica classica, pesante, roba da vecchi, no, quello era rock, proprio era, faceva, oppure ho visto suonare il pianoforte a Maurizio Pollini in modo modernissimo, che in confronto Manuel Agnelli o Madaschi sono Cristina D'Avena, cioè c'è tanta roba e c'è poco che non conosciamo, è bellissimo scoprire quanto di vario ci sia. La musica è un'esperienza dello spirito, è un'esperienza dell'uomo, dello spirito dell'uomo. Io ho mescolato in questo concerto, ho fatto una cosa che spero andrà bene, perché sennò cioè, autorizzo il pubblico a venire. Penso che già alcuni lo facciano a priori, quindi sbaglio. Ma quindi dopo aver sentito l'apertura del nostro concerto, vedremo, io voglio essere giudicato in base a quella cosa lì, perché tutto mi gioca. Senti, questa nuova forma, questa avventura in cui ti appresti, che poi durerà l'estate, forse diventerà un disco, serve anche un po' per esorcismo verso un anno complicato, l'abbandono della televisione in posto, un gioco, un divertimento, qual è quello che hai fatto, che ti è precluso, cioè adesso solo musica e più ancora del solito, visto con un progetto che sta per partire. L'anno mio è stato strano, vuol dire, io non l'avrei mai previsto tutto questo scoppio, però adesso dico è normale, cioè io credo che ha tanta gente, ha tante persone, anche al signore che passa in bicicletta, no? E passi pure. Momenti giù, momenti su. Ci sono. A me sono andate benissimo tante cose, cioè io sono una persona che si ritiene tutto sommato molto fortunata rispetto ad altri esseri umani che vedo versare in condizioni veramente, insomma, tremende, anche in altri luoghi del mondo, soprattutto in altri luoghi del mondo. Cioè,